Amici di YouTube, io sono Davide Net e come sempre benvenuti nel mio canale, quarto episodio The Order 1886. Episodio bello tosto perché inizieremo a combattere contro mezzo sangue. Che cosa succederà lo scoprirete in questo quarto episodio. Vi ricordo a tutti gli amici di YouTuber che trasmetterò tutta la serie completa The Order 1886, quindi mi raccomando, continuate a seguirmi. Mi scuso se magari non sono bravissimo a giocare, ma è la prima volta che gioco a questo gioco, quindi abbiate pazienza e, come si dice, l'importante è andare avanti. Bene, io vi auguro buona visione a tutti e ci sentiamo per i saluti finali. Thank you.
Monsieur, resisti! Sto arrivando! Monsieur! Che è successo? Li ho uccisi quasi tutti. L'ultimo è scappato. I Grain, mi serve il tuo folgore. Io continuo a seguirlo da sopra, voi due. Tagliategli la strada da lì. D'accordo. Tutto bene? Sì. Percival, abbiamo neutralizzato la minaccia. Bene. Sono riuscito a catturare uno dei mezzosangue. Ci ritroviamo su Regent. Ricevuto. Andiamo. Di lui. A Westminster, nelle catacombe. Ci occuperemo di lui più tardi. Ah, Sir Percival. Immaginavo che l'ordine dei cavalieri di Sua Maestà fosse coinvolto in questo. Sospettiamo una possibile incursione ribelle, commissario. Elementare, in realtà. Al riguardo, questo potrebbe rivelarsi di interesse. Whitechapel. Pure speculazioni, ovviamente. Io le chiamo prove. Le prove indiziarie possono portare a spiacevoli equivoci, caro Sir Percival. Tutto sembra portare a una conclusione, ma è sufficiente alterare di un poco il punto di vista per scoprire che tutto potrebbe condurre alla conclusione opposta. Prego, illuminami con le tue riflessioni, commissario. Beh, prima la ribellione, poi questo Jack e i suoi omicidi. E poi questo. Non ritieni singolare che Whitechapel sia diventata l'epicentro di inspiegabili eventi? Dobbiamo valutare ogni indizio ora, capisci? Il consiglio si riunirà tra due giorni. Se ci concedessi l'onore di mostrarci le tue scoperte. Verrò volentieri a Westminster. Di qua, signore. Perdonami. Dove sei stato? Dannato traffico di Londra. Mon General, cosa facciamo con i mezzosangue fuggiti per Hyde Park? Dobbiamo inseguirli? No. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requise à un moment plus opportun. Oui, mon général. Seguirò il suo consiglio.
Converrete di certo con me che d'ora in poi questo sia di competenza della polizia? Certo. Qualcosa non quadra. La malavita di Whitechapel è nota per dare rifugio ai ribelli. Proprio ciò che mi preoccupa. E perché Bedlam è invasa dai mezzosangue? Questo dovremmo scoprirlo di persona. Sentito il commissario Doyle, è un affare della polizia ora. I cavalieri non asservono la propria autorità ai burocrati. Percival ha ragione. La questione va sottoposta al consiglio. Sono trascorsi secoli, ma il nostro ordine è rimasto fedele alla sua sacra missione in difesa dell'equilibrio tra uomini e mezzosangue. Così voleva il nostro fondatore, Re Artù. Possa il suo nome risplendere in eterno. È così. Il Lord Cancelliere ha combattuto al fianco di Artù. Così dice la leggenda. Oggi questo equilibrio è minacciato pericolosamente da una nuova e fastidiosa pestilenza, la ribellione. In quando non sarà posto un freno alla loro campagna di terrore e anarchia, la piaga del contagio Lycan che ha infettato la nostra città sarà sempre più incombente. Il Lord Cancelliere allora converrà sull'urgenza della missione a Whitechapel. Whitechapel è un problema delle autorità civili. Quando il nobile Artù si oppose ai tributi imposti dall'imperatore romano Lucio, non si soffermò su banali questioni di giurisdizione. Non osare impartirmi lezioni di storia, Sir Percival. Ho vissuto più storia di quanta tu ne conosca. Ricordo ai cavalieri convenuti che la minaccia a questo ordine non giunge solo dall'esterno, ma dall'interno. Dobbiamo restare vigili e uniti, onde evitare che i nostri ranghi siano corrotti da coloro che bramano la distruzione di ciò in cui crediamo. Nessuno è immune all'influsso dei ribelli. Di certo il Lord Cancelliere non metterà in dubbio la lealtà di Sir Percival. L'ordine ha sempre apprezzato i consigli di Sir Percival, è vero. Tuttavia questo momento di disgregazione impone cautela e collegialità, non certo avventatezza. Sir Percival afferma il vero, Lord Cancelliere. La situazione a Whitechapel richiede un intervento. Lord Darwin parla con il supporto dei suoi pari? Lord Hastings, Lord Douglas? Sì, certo, Lord Cancelliere. Forse la questione andrebbe sottoposta al Consiglio. D'accordo. Come si esprime l'ordine dei cavalieri reali di Sua Maestà nel merito di Whitechapel? Sì? O no? No. Sì, no. Il verdetto è no. Il Consiglio è ora sciolto. L'ordine è troppo esitante, Grayson. L'apatia segnerà la nostra fine. Smettila, Sebastian. Al diavolo la cautela. Sir Percival è alquanto agitato. Meglio non intralciarlo quando si mette in testa qualcosa. Tu che ne pensi? Percival sembra deciso a proseguire nelle indagini. Hai sentito, Lord Cancelliere? Il Consiglio non si opporrà. Il fratello cavaliere ha preso il brutto vizio di contravvenire agli ordini. Pochi vedono di buon occhio l'insubordinazione di fratello Percival. Se esiste qualcuno in grado di sfidare il Consiglio. Dobbiamo fare. Galahad risolverà la questione a suo tempo. Ora ho un problema più urgente. Come vuoi. Chi parteciperà al viaggio verso le Americhe? Lord Barrett, Lord Darwin e il sottoscritto. Mi hanno parlato in modo lusinghiero dell'Agamennone, Lord Hastings. È la migliore mai costruita dalla Compagnia delle Indie Unite. Posso garantire un
gradevole e veloce viaggio sull'Oceano Atlantico. Possiamo attenderci la tua presenza al varo, Sir Lucan? Sarà un onore salutarvi il giorno del viaggio inaugurale. Sir Lucan, se potessi... Col vostro permesso, signore. Ma certo, Sir Percival. Alastair, sai bene quanto me che Whitechapel è il fulcro di ogni disordine, il fulcro di tutto. La mia opinione è irrilevante, il Consiglio si è espresso. Pochi hanno osato opporsi al volere di tuo padre. Devo ricordarti che tutti noi siamo al servizio del Lord Cancelliere. Sei il comandante dei Cavalieri! Riportalo alla ragione. L'incursione in una roccaforte ribelle ti sembra forse ragionevole? Lo considero un rischio accettabile. Al punto da assumerti l'intera responsabilità qualora dovessero insorgere eventi imprevisti. Lascia che le responsabilità ricadano soltanto su di me. Whitechapel resta inavvicinabile. Ufficialmente, perlomeno. Le sono grato, Sir Lucan. Non mi serve la tua gratitudine. Voglio risultati. Come desidera il comandante. Dunque? Ci infiltreremo. Magnifico. Quando ci muoviamo? Non starai parlando di Whitechapel. Ma tuo fratello ha approvato una nostra ricognizione. Trova l'equipaggiamento necessario. Isabeau, un secondo. Una domanda, monsieur. Sul Lord Cancelliere. Che c'è, Marchese? Sir Lucan e Lady Grain sono stati adottati, vero? Sì, esatto. Perché li ha coinvolti in tale conflitto? Forse voleva riacquisire una parvenza di umanità. Al momento di unirsi all'ordine, hanno scelto in autonomia. Sarà, ma io proteggerei i miei figli da tutto questo. Marchese, facciamo presto. Oui, mon général, avec plaisir. Monsieur... Il mio amico Mallory ha sempre avuto un'attitudine terribile. Mai conosciuto uomo migliore. Comunque, mi affido a te sperando che tu possa tenerlo nei ranghi. Presto servizio con Sebastian da tempo. Gli affiderei la vita. Un minimo di controllo non sarebbe inopportuno. E proteggi mia sorella. Intesi? Nessuno può impedire a Isabeau di cacciarsi nei guai se l'ha deciso. Non posso negarlo. Che ci può fare un fratello? Buona fortuna e auguri. Sempre al tuo servizio, Sir Galahad. Di qua, prego. Ah, Tesla, l'uomo giusto. Amici di YouTube, anche questo quarto episodio è terminato. Io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo al quinto episodio. Lasciate un like, un commento e mi raccomando, seguite tutta la serie. Alla prossima, ciao da Davide Net.